Un video divenuto virale incalza il naufrago Pietro Fanelli. Mediaset potrebbe prendere presto provvedimenti e chiedere spiegazioni. Sono felice di stare in nomination perché non voglio più vedere gente morta di fame e di fama, parole che proseguono perfettamente il filone narrativo presentato in occasione del suo debutto nel format di Sopravvivenza. Sono un bohemien contemporaneo, un giovane poeta in un mondo dove la sua generazione ha smesso di amare l'arte per inseguire il sogno dell'influencer. Un pensiero molto profondo, insomma, che tuttavia implica un quesito inevitabile: perché dunque ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi? Pietro Fanelli ha alimentato il dibattito web sin dal primo giorno, comportando lo sviluppo di un certo scetticismo manifestato nei suoi confronti. Un carattere introverso che, a primo impatto, poco si sposa con le dinamiche del programma condotto da Vladimir Luxuria e che di fatto l'ha condotto dopo pochi giorni verso la nomination. Un epilogo che, se generalmente indispettisce il concorrente, nel suo caso è apparso invece come una rinnovata ventata di ossigeno. Purtroppo per Fanelli però le nuove generazioni possiedono un'arma pericolosa per i personaggi pubblici: il web, un infinito archivio di contenuti che possono essere usati deliberatamente contro l'imputato del momento. Un post incastra Pietro Fanelli. Nelle ultime ore è divenuto virale un video nel quale Pietro Fanelli, forse travolto dall'euforia del momento, sbeffeggia il format L'Isola dei Famosi, per poi esternare la reale motivazione che l'avrebbe spinto a parteciparvi. Parliamoci chiaro, il motore del suo coinvolgimento televisivo è prevedibile, tuttavia cozza con la presentazione prima citata nella quale il concorrente critica aspramente la sua generazione. E se l'unica ambizione dei giovani risiede nella ricerca della notorietà, sembra che Fanelli, contrariamente da quanto egli ha dichiarato, rispecchi esattamente la forma mentis dei suoi coetanei. Dove vai adesso? Chiede il regista del controverso post. Adesso sono qui a bere un bel calice di vino, risponde con sorriso beffardo Pietro Fanelli, concludendo: partirò per un programma televisivo osceno. Per la notorietà si fa di tutto, purtroppo. Il concorrente continua rivelando il suo tentativo di snaturarsi pur di adeguarsi alle dinamiche consone alla trasmissione. Inutile sottolineare come l'opinione pubblica si sia scagliata contro il partecipante, imputandone l'ipocrisia e falsità. Ciò che ha realmente indispettito i telespettatori risiede soprattutto nell'atteggiamento narcisistico del giovane bohemien e nella critica senza veli, mossa ad un format che al contempo gli ha consentito di raggiungere la tanto agognata visibilità mediatica.